Allora, aggiornamento veloce veloce. Sono venuto a controllarle. Intanto ho segnato i frontali dei cassettini e ho ridotto un po' gli ingressi. Come ho ridotto gli ingressi, si è creato già un po' di intasamento, quindi vuol dire oh, bottinano, quindi vuol dire che viaggiano. Oh, finalmente le vedo bottinare. Fra l'altro sono di un tranquillo incredibile che sono riuscito a segnare i frontalini e chiuderle senza bisogno di mettermi la maschera o la tuta. Sono veramente pacifiche. Meglio per me, meglio per i vicini, che adesso vado a corrompere con una birretta. No, poi se me le fanno spostare, poco male, poi le porto, tanto prossima settimana andrò a vedere un'ulteriore postazione, sempre qua vicino a Giaveno. Ottimo, ottimo. Fine, adesso torno a Giaveno, mi preparo e vado all'altro apiario dove probabilmente dovrò fare le operazioni per bloccare la sciamatura. Vediamo se ho capito come si fa. A presto, a presto. Ok, sono arrivato nell'apiario principale, quello in Monferrato, dove ho le sei famiglie da cui ho fatto i mini nuclei. Ho fatto una visita velocissima esterna in cui ho rimosso le porticine perché erano già dal lato quello con più fori, ma direi che adesso non ci sono più problemi di temperature e anche per proteggersi, come mi avete fatto notare. Le famiglie sono abbastanza forti, in più uso le trappole con la birra per incalare. Ho rimosso anche i fondi, mi avete convinto, il mio più grosso cruccio erano gli eventuali problemi di propolizzazione del fondo, quindi con mancata valutazione della varroa perché invece di cadere rimane sulla rete, e anche mancata lettura dei cassettini da qua a quando farò il trattamento con lo salico gocciolato, col blocco di covata, non penso che farò altre letture dei fondi, quindi effettivamente meglio toglierli. Ho anche controllato, ho dato un'occhiata ai melari di sei famiglie, soltanto due hanno fatto scorte melario, che sono le due a cui avevo fatto quel test con l'acido formico in primavera. Non so se le due cose siano collegate, fatto sta che le altre non stanno neanche costruendo cera nei favi da melario, per cui se avete qualche suggerimento, domani le visito più approfonditamente, magari faccio anche un test con lo zucchero a velo per valutare se sono strainfestate da varroa o che problema possono avere. Se voi avete qualche idea di come magari spingerle di più a melario, consigli, sapete, su questo canale sono sempre benvenuti. Grazie a tutti per la visione e alla prossima. Ora vado a fare cena. Ciao!